Benvenuti, benvenuti alla puntata di oggi di Stampa e Vangelo. Siamo al lunedì 15 maggio del 2017. Come vedete porto fieramente la maglia del popolo della famiglia, perché sono giorni, insomma, in cui comincia la nostra campagna elettorale e dunque è giusto esporre il nostro simbolo. Saluto Salvatore Di Marino, Stefano Sigali, Massimiliano Esposito, Bernarda Raucci e Mary Rossi. Cinque nomi, cinque diverse regioni del popolo della famiglia in cui il popolo della famiglia è impegnato. Alberto Agus, sesta regione, arrivata la Sardegna. Marcello Baldini, settima regione, l'eletto in Emilia-Romagna, in provincia di Ravenna. Come vedete, in un minuto, forse neanche, di trasmissione abbiamo raccolto sette regioni dove sono impegnati gli amici del popolo e la famiglia in questa campagna elettorale. Ci saluta anche Andrea Barizza da Dresda, e sarà importantissimo avere il sostegno degli italiani all'estero alle politiche. Saluto Anna Russo, Vladimiro Campello, ottava regione, il Friuli Venezia Giulia, anche Vladimiro è candidato in quel di Fontana Fredda. Saluto Cinzia Gioia, Silvia Lodà, Danilo Bassan, numero 2 della lista di Popolo della Famiglia a Padova. Saluto Giovanni Mazzotta, Don Massimo Lapponi, di cui sottolineo nel numero che abbiamo dedicato a Fatima, l'ultimo numero del quotidiano La Croce, un articolo bellissimo davvero di Don Massimo Lapponi, che ci segue dallo Sri Lanka. Saluto Danilo Leonardi, ecco la capolista del Popolo della Famiglia a Padova, che è Maria Verita Boddi, mentre Mauro Turrini è il capolista della nostra lista a Riolo Terme, saluto anche lui. Alessandra Mondelli da Borgo Manero, i toscani con Vittoria Polacci, saluto Bruno Ricciardi, Claudia Brignoli, Bella Lavanda, Fabio Cesari, che mi ricorda che tramvata per la Juve. E vabbè, ogni tanto tocca pure perdere, ammetto che sto ancora sotto, sto ancora soffrendo. Andrea Fratini, Andrea Cavenaghi per la Lombardia, dove pure siamo molto impegnati, con Massimiliano Esposito a Goito, con Manuela Ponti a Crema e con Manuela Ponti a Monza e Luca Grossi a Crema. Giuseppe Annichino, giustamente mi vede un po' invecchiato per via della botta. Ecco Don Francesco Colamonaco, che ci aspetta nella cara Puglia. Forza popolo della famiglia, con sacerdoti coraggiosi ce la possiamo fare. Saluto la mia amica Ilaria Celledoni, che in realtà ha una posizione politica molto diversa dalla nostra, ma con cui ci piace anche fare baruffa. Saluto Irene Stagliano, saluto Marcello Faustino, candidato coraggioso alle ultime municipali a Ravenna. Rossanna Manfron, dirigente del PDF di Roma. C'è Marco Rapetti a Rigoni, c'è Ninnarello, c'è anche Paola Procaccini. Leonardo De Stefano, Giovanni Pecora, Alberto Agus l'ho già salutato, Marco Fasulo, la nostra bandiera in Basilicata, Carlo Manili da Spoleto, Umbria, insomma siamo davvero tanti. Passo alla lettura della buona notizia del giorno, poi parleremo di altre notizie, notizie importanti sia del giorno che di qualche ora fa, notizie che hanno a che fare ovviamente col nostro impegno in queste settimane. Sarà inevitabilmente importante la pagina di campagna elettorale dedicata al popolo della famiglia per lo sforzo che sta compiendo da qui all'11 di giugno per la campagna elettorale, appunto, del popolo della famiglia. Per tutte le, diciamo, considerazioni del caso, un mi piace a questa diretta e un condividi per far arrivare a più persone possibili le riflessioni che compiremo, ma soprattutto la pagina di Vangelo di oggi, molto bella, che andiamo a leggere, il Vangelo del giorno, che è il Vangelo di Giovanni. Siamo nel capitolo 14, i versetti dal 21 al 26. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e anche io lo amerò e mi manifesterò a lui. Gli disse Giuda, non l'Iscariota: Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Gli rispose Gesù: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole.
La parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. È parola del Signore. Saluto Giovanni Pecora, Anna Esaurito Celli, Marisa Tessari, Maico Recchiuti, Antonella Bagno, che ha mandato un bellissimo articolo sull'Alzheimer che cercheremo di pubblicare nei prossimi numeri del quotidiano La Croce. Questa pagina di Vangelo è molto bella, è una pagina finalmente quasi tranquilla, vorrei dire, non c'è quell'aria di conflitto che c'è sempre nelle pagine di Vangelo, tranne per quell'inciso, Giuda non l'Iscariota. Ci sono sempre due parole in ogni pagina di Vangelo che leggiamo che tratteggiano la presenza, come sempre, del dolore, del tradimento, del male. Anche in una pagina consolatrice in cui Gesù ci dice: vabbè, voi siete poca cosa sostanzialmente, dice, però se seguite la mia parola e aspettate lo Spirito Santo, e insomma, farò io. E noi con questa fede ci connettiamo a questa pagina di Vangelo e connettiamo questa pagina di Vangelo al nostro impegno quotidiano che stiamo sostenendo per il popolo e la famiglia, per i valori non negoziabili, per la famiglia, per la vita, contro la cultura necrofila, scusate. Intanto una cosa che mi ha molto fatto piacere, quest'anno, proprio in seguito di questa pagina di Vangelo, ricordo a tutti che la Pentecoste cade domenica 4 giugno. Domenica 4 giugno è l'ultima domenica di campagna elettorale. Quindi la nostra debolezza, diciamo così, anche di favella, sarà sostenuta dallo Spirito Santo. Davvero, non riesco a viverle tutte queste come coincidenze, qualcuno mi direbbe sono tutte coincidenze, ma la consegna della lista nel centenario di Fatima, l'ultima domenica di campagna elettorale è domenica di Pentecoste, il nostro impegno è consacrato al cuore immacolato di Maria, ogni puntata di Stampa e Vangelo, come sapete, è protetta, no? Alle spalle abbiamo la deposizione della croce e Maria piangente, il dolore che sappiamo, la fatica dell'essere madre, che è la fotografia che abbiamo sempre chiara. Noi non raccontiamo la famiglia del Mulino Bianco, noi raccontiamo la fatica dell'essere famiglia. E allora davvero, come dice Irene Stagliano, tutto non è un caso, non può essere un caso. E allora diamoci da fare, però, perché poi, come diciamo dal giorno dell'Assemblea Costituente, c'è la preghiera, ma c'è anche l'azione. Non può esistere il miracolo della moltiplicazione delle pane e dei pesci, e noi miracolo chiediamo perché sappiamo di essere poca cosa, se non sono portati 5 pani e 2 pesci. E allora portiamoli questi 5 pani e 2 pesci, come? Con il nostro impegno. Con il nostro impegno personale, politico, collettivo, come popolo della famiglia. Andrea Fratini intanto mi ha mandato un altro articolo per La Croce, lo ringrazio. Tutti quelli che vogliono scrivere per La Croce, lo dico anche ai candidati, ai candidati sindaco, ai candidati al consiglio comunale, non hanno che da scrivermi a adinolfi@gmail.com e mandare i loro articoli, così magari saranno letti, e questo è anche uno strumento per farsi conoscere. Ricordo adinolfi@gmail.com. è arrivata anche Barbara Moi, a cui devo la bellissima maglia del popolo della famiglia, questo è un unicum, ce l'ho solo io, e quindi sono davvero grato a Barbara e alla Pongiluppi e alla Centofanti che hanno costruito questo strumento, diciamo così, che per me è anche uno strumento di campagna elettorale. Dicevo, le notizie di oggi le avete lette, ricordo che stiamo correndo in un territorio che si chiama legge elettorale proporzionale. Lo vedete anche dalle notizie proprio di oggi, di questa mattina, su tutti i giornali. L'apertura del Il Giornale dice: Bossi lascia la Lega dopo il plebiscito per Salvini nella Lega Nord. Cosa vuol dire? Vuol dire, l'ho detto oggi a Radio 24, che anche Matteo Salvini ha il suo Bersani, come ce l'ha avuto Matteo Renzi.
cioè c'è un frastagliamento del panorama politico inevitabile. Perché? Perché la legge proporzionale innesca meccanismi che si chiamano politicamente centripeti, cioè non sono più meccanismi centrifughi in cui si tende tutti ad aggregarsi, ma sono meccanismi centripeti, si tende tutti a frantumarsi. E infatti il PD ha una frantumazione infinita alla sua sinistra, c'è Sinistra Italiana, c'è il movimento di Civati che si chiama Possibile, c'è il campo progressista di Pisapia, c'è Articolo 1 di Bersani e D'Alema, e insomma, e lì c'è questa frantumazione. Stesso meccanismo centripeto si sta verificando sul centrodestra con la presenza dei vari frammenti di destra, da Fratelli d'Italia, Forza Nuova, Casa Pound, e anche la Lega con la presenza di questo raggruppamento bossiano che probabilmente nascerà, e inoltre anche Forza Italia, sapete, la sua frantumazione con i conservatori e riformisti di Raffaele Fitto, e ha perso un altro pezzo importante che si chiama Alternativa Popolare di Alfano, che è stato, diciamo, il braccio destro, potremmo dire quasi il cavalier servente di Berlusconi per un lungo periodo della sua carriera politica, che negli ultimi 3 anni è stato invece contiguo al centro-sinistra. Quindi, invece di avere un meccanismo, giustamente ho invertito i meccanismi, invece di esserci un meccanismo centripeto, c'è un meccanismo centrifugo. Qui c'è bene Danilo Leonardi che mi corregge. Quindi sono nati tanti frammenti. Questo per dire che il ricatto che sentirete in questa campagna elettorale, il cosiddetto ricatto sul voto utile, è un ricatto che non esiste più, perché ormai il sistema è frantumato. L'abbiamo visto nella presentazione delle liste in campagna elettorale, anche in piccoli comuni, relativamente piccoli, le liste sono decine, 20, 21. E allora noi dobbiamo concentrarci sui nostri candidati sindaco, perché noi abbiamo fatto questo lavoro, che è un lavoro molto importante. Abbiamo fatto un lavoro di autonomia. Quindi noi dobbiamo prendere i voti sui nostri candidati sindaco, che sono l'alternativa rispetto ai raggruppamenti che ci sono in campo. Raggruppamenti che molto, molto spesso si devono basare su numerosissime liste. Noi per fortuna invece ci possiamo guardare il meccanismo centrifugo, cioè la frantumazione del sistema politico, ma essendo molto compatti e uniti attorno ai nostri candidati sindaco. Per fortuna, questo è un elemento importante, i candidati sindaco sono diventati meno rispetto alla tornata precedente. Quando noi ci siamo presentati alle amministrative del 2016, il numero dei candidati sindaco erano moltissimi. Per esempio, a Roma avevamo 16 candidati sindaco e 36 liste. Addirittura a Torino il povero Vito Antonio Colucci si presentò con 18 candidati sindaco e 40 liste. Queste elezioni vedono solo a Verona 10 candidati sindaco, ed è il massimo. Il nostro Filippo Grigolini, tra l'altro, oggi alle 12:15 c'è una conferenza stampa con Gianfranco Amato, proprio a Verona, per la presentazione della lista di Verona, dove il capolista è Gianfranco Amato. A Verona abbiamo fatto un lavoro meraviglioso, Filippo Grigolini, Andrea Cona, tanti amici, fatemi dire anche Francesca Patuzzi, che è l'ultima della lista di Verona, che ha dato il suo sostegno alla lista del Popolo della Famiglia, l'ultima candidata. Oltre a essere presenti al Comune, siamo presenti anche nelle 8 municipalità, cioè circoscrizioni in cui è divisa la città di Bologna. Noi abbiamo fatto la lista al comune e la lista in 8 municipalità. Oggi alle 12:15 la presentiamo con Filippo Grigolini, che ha il compito più complicato perché deve sfidare altri 9 candidati sindaco, sono 10 in tutto. Poi viene Stefano Arrighi, che ne deve sfidare 9, no, 8, perché sono 9 in tutto, a Genova. Quindi Genova e Verona sono i territori dove ci sono più candidati sindaco, questi sono 10 e 9. Pensate che sommando Genova e Verona arriviamo pelo pelo a quello che dovette fare a Torino il povero Vito Antonio Colucci, che dovette sfidare altri 17, erano 18 candidati sindaco. Quindi questo per dire che il compito in termini di comunicazione è un pochino più semplice. C'è un meccanismo centrifugo dal punto di vista delle liste, cioè sono moltissime liste, tutti con le loro frammentazioni. Ho detto le frammentazioni a sinistra, le frammentazioni a destra, le frammentazioni anche al centro.
aggregati però per fortuna intorno ad aree politiche molto evidenti. Quali sono le aree politiche? Così ci capiamo. Le aree politiche sono il centrodestra tradizionale, il centrosinistra tradizionale, il Movimento 5 Stelle, ciò che è alla destra del centrodestra e ciò che è alla sinistra del centrosinistra. Dopodiché c'è il popolo e la famiglia, che è l'unica alternativa realmente trasversale di questa campagna elettorale. Questo è l'elemento che dobbiamo cogliere, cioè l'alternativa valoriale profonda è il popolo della famiglia. Tanto arrivano i siciliani che presentano le liste dopodomani, perché la Sicilia ha la legge a statuto speciale e quindi presentano le liste ad Avola. Saluto Corrado Salonia che si presenta con il popolo della famiglia ad Avola, quindi il nostro candidato in terra siciliana, fatemelo salutare. Piccola lezioncina, insomma, per capire cosa stiamo facendo. Ora parliamo, piccola lezioncina, diciamo, di quadro politico. In questo schema, dunque, meno candidati sindaco, ma forza centrifuga fortissima che frammenta il quadro politico, il PDF è un'alternativa valoriale molto evidente che bisogna far emergere. Bisogna far emergere, come dice Anna Russo. Come si fa a farlo emergere? Con grande comunicazione e grande presenza sul territorio. Allora, dobbiamo avere chiaro, aver presentato le liste del popolo e della famiglia non esaurisce il lavoro politico, anzi, è solo l'avvio. Ora dobbiamo prendere i consensi per il popolo e la famiglia. Ecco Mirko De Carli che annuncia che stasera sarà insieme a Fabio Torriero in conferenza a Riolo, dove lui è candidato sindaco e Mauro Torrini è il capolista. Ricordiamoci questo lavoro. Adesso bisogna prendere il consenso sul territorio. Qual è il livello di consenso a cui possiamo legittimamente aspirare? Diciamolo con una qualche chiarezza. C'è un sondaggio di Demos uscito su Repubblica che ha fatto vedere con chiarezza che Alternativa Popolare, cioè il raggruppamento di Alfano, quello a cui ci siamo affidati sotto Family Day, vi ricordate il ministro Costa, Alfano, Maurizio Lupi, pensavamo che loro ci avrebbero fermato la legge Cirinnà. Quel raggruppamento era testato nel febbraio del 2017 da Demos al 3,5%. Il 28 gennaio 2017, vi ricordate, abbiamo fatto l'assemblea del Teatro Eliseo. L'assemblea del Teatro Eliseo ha lanciato quella che abbiamo chiamato la lunga campagna elettorale, cioè un anno di campagna elettorale che comprenderà amministrative e politiche. Bene, dal febbraio 2017 al maggio 2017, quando Demos ha pubblicato proprio il 13 maggio, sempre giorno non casuale, il sondaggio su Repubblica, Alternativa Popolare è scesa dal 3,5 al 2%. Contemporaneamente, sottovoce altri partiti, la percentuale si è alzata fino al 3,2%. Cristina Zaccanti ci informa che la lista di Savigliano col candidato sindaco Maurizio Schininà si presenta invece il 17 di maggio con Mirko De Carli presente. Perfetto. Allora, diciamo tutte queste cose per dire quali sono i nostri obiettivi. Il nostro obiettivo evidentemente è rappresentare quel 3,2%, che ci permetterebbe, superando lo sbarramento, di entrare alle politiche e anche in queste amministrative di entrare nei consigli comunali. È realistico che possiamo superare il 3,2% subito, adesso? Io credo che complessivamente come media noi ci assesteremo sotto il 3%, però in alcuni comuni è realistico che possiamo superare questo sbarramento. Di sicuro è il nostro obiettivo politico, 3,2%. Che abbiamo raggiunto a Cordenons, anzi superato, perché lì abbiamo preso il 3,3 e il 3,3 ha consentito a Cordenons di governare la comunità, di avere il vice sindaco, di avere il consigliere comunale e quindi siamo ben presenti su quel territorio. Per fare questo, per ottenere i consensi, cosa bisogna fare? Bisogna evidentemente lavorare molto sul territorio e lavorare molto di comunicazione, far vedere molto il nostro simbolo. Noi verremo votati nei comuni che ho indicato con una croce dove si vede il simbolo popolo della famiglia. È molto semplice, questo dobbiamo ottenere, una croce dove si vede il simbolo popolo della famiglia. Quindi dobbiamo far emergere questo simbolo. È una questione che i tecnici chiamano di branding, è un simbolo ancora non noto a tutti, lo conosciamo tra noi,
ma dobbiamo farlo conoscere a più persone possibili. Si possono attaccare in giro gli adesivi del PDF come propone Andrea Fratini, si possono mandare inviti specificati ai nostri amici a partire da Facebook, ma anche ai nostri amici fisici sul territorio. Bisogna andare sul territorio a chiedere semplicemente il voto, la croce, dove si vede il simbolo del popolo, della famiglia. Questo è il lavoro che va fatto per raggiungere questo famoso 3,2% che ci consente l'ingresso e il cambio di passo complessivo del movimento. Alternativa Popolare, lo ripeto, nell'articolo di Demos su Repubblica scende, mentre sale la voce altri partiti. Tra gli altri partiti c'è il Popolo e la Famiglia, senza ombra di dubbio. Alberto Cerutti, candidato sindaco a Borgo Manero, fa una serata di incontro con il Popolo e la Famiglia, con i cittadini, il 18 di maggio. Nel frattempo, però, oggi è 15 di maggio. Lo dico a Alberto, lo dico a tutti i candidati: dobbiamo stare per strada, dobbiamo stare sui giornali, dobbiamo seguire la comunicazione, rispondere ai nostri avversari, dare il senso del perché c'è una candidatura del Popolo e della Famiglia in alternativa rispetto agli altri. Alberto deve sfidare gli sfidanti complessivi alla carica di sindaco. Da Alberto ci aspettiamo assolutamente il superamento della soglia di sbarramento, così come ce lo aspettiamo in altri territori. Martedì Manuela Ponti presenta la candidatura alla cittadinanza con gli altri candidati a sindaco, sono 7 a Monza, a Crema sono 5, insomma approfittiamo, a Goido sono 3, approfittiamo di questa situazione, meno candidati sindaco ma più liste. Allora, concentriamoci sui nostri candidati sindaco. Adesso bisogna far conoscere il logo, che Silvia Lodà mi dice si vede al contrario. Beh, certo, c'è la telecamera che lo inquadra inevitabilmente al contrario. Lo conoscete il simbolo, lo conoscete benissimo. Bisogna farlo conoscere in tutta Italia, soprattutto nei comuni dove siamo presenti, che ho indicato in questi giorni con dei post su Facebook assolutamente dedicati a questa tematica, cioè alla nostra presenza territorio. Mi raccomando, è fondamentale ora fare questo lavoro, far conoscere chi siamo. È la raccolta di voti. I voti si raccolgono uno a uno, come le firme, solo che non ci si può accontentare di aver presentato le firme. Dove hai presentato 400 firme sarebbe bello prendere 4.000 voti. Difficile farlo, lo dico subito, prendere i voti è molto complicato, perché bisogna portare l'elettore a riconoscere il simbolo da votare, bisogna portarlo alle urne, dobbiamo convincerlo con delle ragioni forti, ma questo è il lavoro da svolgere in questa fase sul territorio, è il lavoro decisivo, perché il motivo per cui abbiamo fatto tutto questo è per la raccolta di consenso. Genova ha presentato le liste, come sappiamo, grazie a Maria Barbieri, a Stefano Arrighi, ce lo scrive Jorge da Costa. Saturare il bacino del 3,2%, è vero come dice Andrea Fratini che ci sono i verdi, i radicali o le estreme destre, ma sono tutti 0, noi possiamo essere egemoni rispetto a quel territorio, a quella voce altri partiti, cioè c'è un segmento che non si riconosce nell'elettorato e c'è anche un segmento molto importante di indecisi. Ricordate anche il nostro coordinatore nazionale Nicola Di Matteo, che salutiamo, ha svolto il lavoro straordinario per la presentazione di tutte le liste sul territorio nazionale. Allora, adesso è importante però trasformare lo sforzo organizzativo che abbiamo fatto per la presentazione delle liste in consenso, e il consenso cammina sulle gambe delle persone, cioè i nostri candidati devono andare in giro e incontrare e raccogliere, come dice Mirko De Carli, stare tra la gente tutti i giorni, ai mercati cittadini, nelle nuove agorà, dobbiamo essere visibili e riconoscibili. Questo è il lavoro che dobbiamo assolutamente svolgere in tutta Italia. È il lavoro determinante, assolutamente determinante, da svolgere ora per ottenere i risultati che ci siamo prefissi. Io vi ringrazio molto, vi chiedo un mi piace, un condividi a questa diretta affinché queste istruzioni, questa lettura anche del quadro politico, siano note a tutti i nostri dirigenti e anche a coloro che sono interessati o simpatizzanti del Popolo e della Famiglia. Ricordiamoci, 4 di giugno, ultima domenica di campagna elettorale, è domenica di Pentecoste, come recita il Vangelo di oggi, lo Spirito Santo ci aiuterà.
quello che non siamo capaci a farlo, lo farà lo Spirito per noi, se ci crediamo. E allora mettiamoci fede, mettiamoci passione, mettiamoci l'occhio rivolto al cielo, mettiamoci ciò che davvero corrobora il nostro essere persone e il nostro essere cristiani. Mettiamolo con grande determinazione e otterremo i risultati che ci proponiamo di ottenere. Partiamo da un 1,07 nazionale delle amministrative 2016, come vi ho detto, ottenuto in condizioni pazzesche, cioè 3 settimane dopo l'Assemblea Costituente dovevamo fare le liste, in un mese raccogliere tutte le firme. Avevamo addirittura 18 candidati sindaco a Torino, 16 candidati sindaco a Roma, numeri pazzeschi. Questa volta, per fortuna, meno candidati sindaco. Possiamo svolgere un lavoro, siamo molto più consapevoli del lavoro che dobbiamo svolgere. Abbiamo una struttura nazionale che ci permette di essere, diciamo, presenti molto bene dappertutto. Vediamo quello che riusciamo a ottenere. Andrea dice 2,7 alle politiche, almeno il 3, perché il 3 è lo sbarramento, quindi dobbiamo farlo assolutamente, dobbiamo concentrarci sull'obiettivo che abbiamo. Quindi 1,07 amministrative 2016, almeno 2,5 amministrative 2017, politiche 2018, 3%, 3,2, lo dico prima, e ingresso in Parlamento per difendere i principi non negoziabili. Ce l'abbiamo fatta, come dice Nicola Di Matteo, a Roma, quindi ce la possiamo fare dappertutto. Facciamo il lavoro necessario affinché ciò avvenga. Mettiamo i 5 pani e 2 pesci a disposizione di un miracolo, perché ovviamente sarebbe un miracolo, eh? Avremmo fatto la storia, come diciamo sulla tessera del popolo e della famiglia. Facciamo la storia. Invito tutti a tesserarsi al popolo e alla famiglia, anche per dare sostegno alle nostre sanguigasse, diciamo così. La testa del popolo della famiglia è un atto di identità e anche un atto di sostegno alle spese infinite che sosteniamo. Faremo battaglia politica, la faremo seriamente, la faremo per andare a vincere, non per partecipare, non in termini, diciamo così, decubertiniani, e credo che riusciremo a raggiungere i risultati che ci prefissiamo. Grazie per i mi piace e i condividi che farete a questa diretta di oggi. Noi ci ritroviamo con Stampa e Vangelo domani sempre alla stessa ora. Da Mario Ninolfi una buona giornata a tutti, un abbraccio, ci ritroviamo, ripeto, domani qui sul Popolo della Famiglia TV.